dalle fessure che sempre più numerose cominciano a incrinare la superficie levigata dell'ordine formale, sembrano occhieggiare minacciosi i riflessi di una sorta di potere impalpabile, invisibile, astratto e impersonale, ma tuttavia feroce. Rispetto a questo, i buchi e i tagli di Lucio Fontana avrebbero costituito un'eccellente copertina per questo libro, copertina che comunque è validissima proprio nella dislocazione dell'esergo. Il libro è Demoni, i demoni del potere di Marco Revelli, edito dalla Terza nel 2012. Qual è lo statuto del potere e quali sono i suoi demoni, vecchi e nuovi? Il logos e il nomos, la parola e la legge, sono oggi incerti e permeabili. Marco Revelli, storico e sociologo, partecipa alla Fondazione di Lotta Continua e rimarrà sino allo scioglimento nel 1976. Conclusione alla quale non è estranea l'emergenza del femminismo in Italia, veicolato dal 1968 al 1977 per poi diluirsi nel riflusso, che è stato forse la testa di Medusa del movimento, che non ha avuto nessun perseo, o forse l'ha avuto e oggi funziona come l'innominabile. Nessun potere è nudo, dice Elia Scanetti, che è citato da Revelli, e quindi la maschera, la figura, lo specchio, l'immagine. Dietro l'orrore del potere, il terrore del potere, il panico del potere, lo spavento del potere, e dinanzi appunto la maschera. Il potere è sopra la parola e sopra la vita, potere di potere, lasciando dietro la maschera che talvolta è specchio, l'opacità originaria, la negatività immaginaria, eppure essenziali, pare, alla fiction sociale. Revelli si interroga sulla sovranità, dove abita oggi il sovrano? Non cita le ipotesi del capitalismo liquido, ma sono quelle le questioni anche. Chi decide sullo stato d'eccezione? E chi decide che lo stato sia d'eccezione? E chi decide che lo stato sia questo definito dalla presa del sovrano? E chi decide della sovranità del sovrano? Marco Revelli pone la questione della teologia politica. È una famosa frase di Carl Schmitt, quella che è sovrano colui che decide sullo stato d'emergenza. E l'affronta questa teologia politica con il politeismo. Parte da Zeus, da Perseo, da Medusa. È quello che chiama simbolica preclassica del potere. E occorrerebbe intendere quanto di questo preclassicismo sia arrivato sino a noi. Il corpo dell'iceberg della cosiddetta civiltà occidentale torna ad acquisire una propria incandescenza. Una problematicità attiva, scrive Revelli, ovvero è ancora da restituire lo statuto del potere e anche quello dei suoi demoni, vecchi e nuovi sempre, che si presentano col volto, se non dell'angelo, del tiranno illuminato, il capo buono, il padre del popolo, con baffetti o baffoni, il conduttore, il pastore.
Stessa questione per il pastore dell'essere nella filosofia di Heidegger. Quando leggiamo il testo greco, il rischio è quello della gnosi, del Dio tagliato in due, il Dio del bene e il Dio del male, con la conseguente economia del male per giungere al bene supremo. La conoscenza dell'inferno, la desimbolizzazione del discorso, tutte cose che portano appunto anche all'esergo dell'interpretazione dei sogni di Freud, no, che conclude con Acheronta movebo. Anche Freud fa credito alla gnosi, ossia è credente. Invece come pretesto è l'analisi dell'altra cosa, il fatto di smuovere gli inferi, dell'altra faccia della vita, dell'altra significazione. Ma la questione è quella del segno nella sua tripartizione e non della significazione, come forse se n'è accorto Jacques Lacan. Il volto di Gorgone del potere, che è una citazione che Revelli prende da Kelsen nel 1926, il grande giurista, su quale opacità si staglia questo volto? Qual è lo specchio che la riflette? Sì, viene dato come lo specchio di Atena di Perseo, ma come si costruisce questo specchio, dato che ci troviamo in una narrazione mitologica? Zeus e gli altri dei, nelle loro trasformazioni zoomorfiche, quasi mai indagate a confronto con il contributo della psicanalisi, sull'analisi stessa dell'animale totemico, del totemismo. Ebbene, sono metafore zoomorfiche del potere. Ci chiediamo se Revelli abbia letto, per esempio, non c'è traccia nella bibliografia e nel testo, i due volumi dell'ultimo seminario di Jacques Derrida dedicato alla bestia e il sovrano. Rispetto a Perseo, la sua impresa maggiore, conclude Revelli, forse non fu quello di fu quella di decapitare Medusa, ma quella di vincere la paura e di guardare il suo riflesso nello scudo. Questo scudo specchio rimane da teorizzare, rimane da leggere. C'è chi ha provato questo a fondo e ne riparleremo. E quindi abbiamo con Perseo, in questa mitologia, l'immagine come arma, l'immagine come riflesso dello schermo di Atena, e questo schermo che ha il potere di disgiungere anche il Narciso, che in questa indagine è supposto come identico a sé e perso nella sua identità, che non riconosce alterità. La serie delle immagini che proviene da questo, la serie binaria delle immagini che proviene da questo schermo, diventerà anche la questione dell'iconolatria e dell'iconoclastia. L'immagine specchio della mitologia antica del potere si riflette ancora nell'ordinamento giuridico della teoria politica moderna, per non dire postmoderna. Quell'autore che non citavo e a cui alludevo è Pierre Legendre, che legge gli apparati del potere che sfidano i secoli e che chiama istituzioni.
nel monumento romano canonico del diritto, lì lui li trova, e sarebbe interessante incrociare le due ricerche. Tra l'altro un certo confronto con la sociologia lo stesso Pierre Legendre l'ha fatto e lo fa. Possiamo dire che la ragione dei moderni fa uso dell'immagine del potere, intendiamo immagine riflessa nello scudo specchio della legge, e la usa come minaccia per affermare la sovranità del proprio ordine normativo. Ed è il rispetto a questo ordine che gli interventi di Marco Revelli costituiscono quello che ha messo in esergo, ovvero delle brecce, dei sondaggi in direzione dell'altra cosa, ma qui avvertita come il male, come i demoni del potere, come se al di là dello schermo non ci fosse la vita originaria, ma la vita bestiale da cui proteggersi, i demoni da combattere. Ecco che cosa legge Marco Revelli sulla superficie compatta senza fori né tagli del potere. È una risposta di George Bush nel 2002 a un giornalista che lo questionava, diciamo, un po' in termini filosofici, per fargli capire come funziona la vera vita, che non è come l'analizza la filosofia. Gli dice: noi siamo un impero, ora, e quando compiamo un atto, noi creiamo la nostra stessa realtà. E mentre tu stai a studiare questa realtà, giudiziosamente, come tu vuoi, noi compiamo un altro atto, creando altre nuove realtà che tu puoi studiare ancora. E questo è il modo in cui le cose succederanno. Noi siamo gli attori della storia e tu, tutti voi, resterete giusto a studiare quello che noi facciamo. Allora Revelli esplora la componente mortifera di Kratos, l'ipotesi del male, della gnosi. Revelli apre il cantiere etimologico del termine, che dà anche democrazia, e il cantiere del personaggio mitologico. Emerge che Kratos, come radice di tante forme di governo, indica la durezza, l'aspetto tellurico, ferino, cotonio, infero del potere. Il cratere stesso è come un calco di un'impronta dura. Il Kratos è nel conio non solo di democrazia, ma di aristocrazia, plutocrazia. L'ipotesi è quella sempre dei demoni del potere, della forza bruta tenuta sotto controllo. C'è ancora il sogno del potere come quella bomba che solo nelle mani del filosofo re sarebbe disinnescata? Il filosofo come l'antidespota, l'antitiranno, l'antivampiro, e che nella storia ogni volta si realizzano come il nuovo despota, il nuovo tiranno, il nuovo vampiro. La città fondata da Caino, la città fondata sull'omicidio del padre mostro in Totem e Tabù. Queste sono le ipotesi sempre dei demoni del male. Il modo per uscirsene è stato apparentemente l'ipotesi teologica politica. In che senso? Che la città si divide in due, e abbiamo la città terrena e la città celeste,
la città di Dio, di Campanella, la città superna e inferna, e l'inferno in terra ha altre divisioni, come quella tra Sodoma e Gomorra. Il libro di Giobbe è per Revelli il testo seminale sulla questione del male. L'antagonista di Dio c'è dentro, ma il Dio che ha un antagonista è uno e comporta il teomonismo. E l'antagonista è il doppio di Dio, allora. Anche il teomonismo è senza Dio. Non è che non ci sia un compromesso tra l'istanza ebraica e la gnosi ebraica. Non sono la stessa cosa. Com'è che accade tutta questa fioritura di bestie, di animali? Perché c'è il tentativo di togliere il nome, di non... tentativo di cancellare lo zero nella parola, il tentativo di togliere quel che più che funziona come padre è la funzione di padre nella parola, la funzione che introduce la legge. Ed è così appunto che, tolto il nome, abbiamo l'animale, il mostro, le figure del male, spesso prese in uno strano automaticismo. La machina machinarum, la società dello spettacolo, la civil society, fondata sull'artificium giuridico, non rinuncia all'effetto scudo che la finzione reale dell'ordine autofondato normativamente esercita. Lo scudo è lo specchio. Infatti, dallo scudo schermo si passa nella lettura di Marco Revelli allo specchio di Perseo, al lucido scudo di Atena. Qual è lo statuto dell'immagine riflessa nello scudo? È lo statuto di ciascuna immagine? L'immagine riflessa è quel che noi crediamo, l'immagine riflessa è l'immagine fatta. La riflessologia è teologia, è angelologia, demonologia, ossia gerarchia, perché poi quelle immagini si strutturano in immagine del padre, immagine della madre, immagine del figlio, immagine dell'uomo, immagine della donna, immagine del dentro, immagine del fuori, immagine del sopra, immagine del sotto, eccetera, no? Tutta la serie delle dicotomie. E quindi, come gerarchia, è accettazione della divisione sociale e anche della divisione sessuale. Non è facile leggere l'istanza portata da chi non accetta la partizione sociale e sessuale che si è instaurata in Europa a partire dalla ripresa del diritto romano da parte del diritto canonico nel XII secolo e che ancora fa parte con alcuni scossoni. Indicando la dimensione originaria, naturale e selvaggia del potere, Marco Revelli pone in discussione il governo delle leggi, l'istituzione della vita, delimitata oggi dalla sua gestione manageriale, quella della costruzione tutta umana di un ordine consapevolmente voluto attraverso l'elaborazione delle istituzioni ad esso preposte. Invece questa ratio poggia sul mito. Il lucido scudo dello Ius Publicum Europeum
nasconde l'esclusione, questo diritto europeo è stato costruito in particolare sull'esclusione della via normativa dell'ebraismo, è lo scudo quindi della divisione, pare essere lo scudo che risolve il problema dei demoni del potere, e lo risolve instaurando la divisione, instaurando l'ordine delle appartenenze, delle genealogie, delle gerarchie, dei gruppi, delle caste, dei ceti. E quindi questo scudo è lo scudo della divisione, è lo scudo dell'araldica, no? Su cui si disegnano gli stemmi dei casati. Il suo ultimo avatar è il dominio tecnoscientifico gestionale del pianeta. La vicenda della prima metà del Novecento è assimilata a quella della ripetizione della terrificante incursione della Gorgone nel cuore dell'Europa. Questo è Marco Revelli. Invece no, è semmai un abbaglio del lucido scudo. Non è una perversione del principio d'autorità o di un potere naturalmente buono, ma è proprio il suo apogeo. Per Revelli la violenza pietrificante di Kratos ha potuto riaffermarsi nella patria della filosofia classica tedesca, in quella stessa nazione che aveva dato vita al modello di costituzione più altamente razionalizzato, secondo gli insegnamenti di uomini come Hans Kelsen, appunto, e con lui il fiorfiore della dottrina jus publicistica europea. In breve, il nazista Carl Schmitt si batte contro l'anticristo comunista, ovvero reputa infero l'altro. Il risultato è il lucido scudo del nazismo dotto, il ritardante sofisticato che poggia su una lettura di Paolo fatta da Schmitt e parzialmente accolta, con questa formula paradossale, in divergente accordo da Jacob Taubes. L'indebolimento o il collasso del principio di sovranità proverrebbero dallo specchio infranto, e da questo specchio in entrambi i casi, sia di quando è compatto che di quando è infranto, pullulano donne, animali, prima serpenti, poi pesci, uomini, animali. Ma la seconda parte, diciamo, dell'analisi è fatta rispetto alle sirene. Il canto delle sirene, non ancora il silenzio delle sirene di Kafka, che poi comunque interviene nella lettura di Revelli. Ma noi accenniamo a come queste metamorfosi animali e femminili indichino un punto di presa tra due questioni che possono anche non essere connesse, ovvero la donna e la morte, la donna morte, il mito delle parche, la donna che dà la vita, che misura il filo della vita e che poi taglia il filo della vita. Lo sguardo abissale, la voce abissale, il richiamo del vuoto, dell'opacità, del nero, tutto questo prima dello schermo. E abbiamo anche il continente nero di Freud, il buco nero di Lacan, sempre rispetto alla questione donna, il negativo assoluto e la sua ostentazione. Questo è lo striptease della verità, e qui si tratta ancora, anche nel mito delle parche, del mito dello striptease, della messa a nudo della donna come verità dell'uomo anche.
contro i demoni del potere, contro l'abisso indicibile, dell'abiezione animale, no? Degli uomini che, se non ci fosse la società, si scannerebbero come gli animali. Abbiamo l'artificio di Perseo, l'artificio di Ulisse e gli artifici che via via la società ha istituito, come anche l'arte della diplomazia di Niccolò Machiavelli. Dal canto delle sirene al canto della Gorgone abbiamo le sirene del potere. Questa è la teoria del potere, in breve, di Marco Revelli. Lo storytelling del potere, e la posta in gioco sarebbe quella di Scheherazade, quella di raccontare altre storie per resistere al potere, alla condanna a morte quotidiana. Così anche Christian Salmon, autore del libro Storytelling, a cui fa riferimento il lavoro di Marco Revelli. Il canto della Gorgone, fattosi per una paradossale metamorfosi, nomos della terra, canto del potere, e peraltro ogni controcanto partecipa alla stessa sinfonia. I primi fondatori dello storytelling, i glossatori della scolastica nella concordia dei canoni discordi. Ciò a cui si è giunti, per Marco Revelli, possiamo infine nominarlo, è questo punto morto del linguaggio, in cui il reale, dice, torna a inciampare e ad arrestarsi nelle parole che non riescono più a riconfigurarlo in termini umani e a distanziarsi da esso, dal suo contenuto mortifero, e a sancire perentoriamente il fallimento ricorsivo del difficile tentativo di recupero dell'umano dopo l'immersione pietrificante nell'universo desertificato della mercificazione. Questo è l'unico riferimento che abbiamo come allusione, più che riferimento, al lavoro di Marx. Paiono mancare le parole per leggere. Inoltre la parola non muore, la vita non muore. Mortiferi sono la padronanza e il controllo esercitati sulla vita. Per Revelli il processo di pietrificazione del mondo è avanzato e si è fatto totale. Si è impadronito dell'orizzonte per chiuderlo. Per questo, dice, non mi è sembrato eccessivo rievocare i demoni originari, qui, ora. Mentre muti, in attesa di un nuovo Perseo che spezzi il maleficio, mentre muti ascoltiamo questo estenuante canto di Gorgone. Solo per ironia, noi possiamo citare qualche Perseo che nessuno più legge: Freud, Lacan, Verdiglione. Revelli appena sfiora Freud e legge Agamben, ma non Legendre. Legge Salmon, che abbiamo anche letto noi prima che fosse tradotto in italiano, ma citarlo come qualcosa di valido è citare l'ultimo glossatore universitario di Peirce senza leggere Peirce. La pietrificazione è anche quella del convitato di pietra, viene dal tentativo di togliere il nome, il padre, lo zero, e la loro funzione che Freud ha chiamato rimozione, Verdrängung, la controspinta. La filosofia e le scienze umane sono mantenute dall'uomo che scrive con la penna d'oca e va a cavallo, anche dopo l'invenzione del computer e dell'automobile. Non solo Gemelli e Gramsci hanno ostacolato l'introduzione della psicanalisi in Italia, ma nessuno sforzo viene alle scienze umane per confrontarsi, e abbiamo solitamente, quelle poche volte, dei breviari fantastici sull'opera di Freud.